avete più tutti i problemi che avete avuto fino ad oggi. Io vi ringrazio e votiamo sì e Pino Campanella. Grazie. Passiamo la parola all'onorevole Massimo Misiti. Tanto grazie, grazie di essere qui, grazie a Danilo per aver accolto l'invito e di essere arrivato qui in un tour che lo vedrà, penso, in tutta la Calabria in questi due giorni. Allora, Castrovillari è la nostra croce delizia, la croce delizia degli abitanti, la croce delizia di chi per anni ha cercato un cambiamento e desidera un cambiamento che sia tangibile e pratico. Abbiamo iniziato nel 2018 a parlare di sanità, abbiamo cominciato a parlare di ospedale, ma c'era anche la questione del centro ufficio che non è stata risolta, che non è stata una situazione di persone che problemi. Sceglie Cambia ha una logica, quella della rappresentanza, quella della scelta della posizione da adottare, e noi abbiamo visto che fino adesso non c'è stato mai un cambiamento, non c'è stata mai una scelta tale da poterci dare la possibilità di un cambiamento tangibile. E facciamo un escurso molto rapido, e partendo da una norma. Qual è la norma? Chi è il rappresentante della sanità in un paese, in una città come Castrovillari? Il sindaco. Se il sindaco avesse voluto, intanto, visto che ha avuto un mandato che sta cadendo, gli altri sindaci di prima, fare qualcosa per il nostro ospedale, ne avrebbero avuto la possibilità, avrebbero potuto imporsi e cercare una soluzione. Questa non è stata mai ottenuta, forse perché non ha avuto la forza di imporsi nell'ambito di una stessa forza politica che governava la regione, quindi c'è stato un fallimento e una mancata comunicazione tra il rappresentante di questa cittadina e il rappresentante e il governatore della nostra regione. Eppure, se non ricordo male, facciamo parte della stessa forza politica. Abbiamo avuto il commissariamento, c'è il commissariamento, però non c'è stata ancora la forza di ottenere qualcosa per questa cittadina. E allora dov'è il percorso? Qual è la forza che noi dobbiamo dimostrare? Quella di pretendere, di volere, di cercare un cambiamento tangibile per la cittadina. Una cittadina che è fatta da persone per bene, persone che tutte le mattine si alzano e vanno a lavorare. Non è vero, partendo dall'escursus di questi nostri due anni, che noi abbiamo fatto un reddito di cittadinanza che era legato all'assistenzialismo. C'è sicuramente qualcuno che per e con il reddito di cittadinanza ci marcia, perché magari prende il reddito e non accetta di lavorare pubblicamente, non accetta le proposte, non forse c'è il problema dei navigator. I problemi sono tanti, ma qual è la vera verità? Che fino adesso nessuno aveva fatto niente e il reddito di cittadinanza era un'utopia, è materialmente operativo, c'è, lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto forse con una forza politica che a me sta antipatica e non vi dico quanto, con un premier che io non sopporto e pubblicamente lo dico, tante brave persone nella Lega, ma il premier è sbagliato, il capo politico di questa forza politica. E quindi da lì in poi abbiamo visto che ha reclutato in tutta la Calabria persone che tutti quanti non definiamo brave persone, anche in questa città. C'è qualcuno che forse si schiera con la Lega perché ambisce a un qualcosa che è legato al potere. Potere di chi ha fatto sparire 49 milioni di euro. 49 milioni di euro. Posti di lavoro. Sono spariti, non si sa che fine hanno fatto. Oggi qualcuno dirà che si sta facendo qualcosa per recuperarli. Ma sono già stati spesi, ci stanno dei diamanti che viaggiavano dalla Tanzania, c'era uno yacht che stava ormeggiato ad Hammamet, ma questo nessuno lo cita. E come pretende una rappresentanza di quelle forze politiche a venire a amministrare qua? Se
l'errore, lo vediamo dalla testa, la nostra testa, sappiamo quella testa che è sbagliata, e cominciamo a mettere dei paletti. E ribadisco una cosa importante, era quello che diceva mai con i meridionali, sta facendo di tutto per fare la guerra al Movimento 5 Stelle, perché che cosa ambisce? Che cosa ambisce? Ad avere un minimo di credibilità che al nord ormai neanche ne parlano. Giusto per fare una piccola nota, in Veneto ci sono due leghe, una che vincerà, quella di Zaia, e una lega che non vincerà, che è quella di Salvini. Quindi tra di loro c'è una guerra legata a qualcosa, alla rappresentanza del potere, potere non lecito, potere non pulito, sporco, come sporchi sono state le manovre per far sparire 49 milioni. E noi da questo, da quello che era un percorso che ci ha visto all'inizio insieme e poi ci ha visto votare una legge che era passata sul taglio dei parlamentari, ci siamo resi conto che alla fine era opportuno andare avanti sulla nostra strada. La nostra strada che prevede non solo un discorso economico, non solo un discorso di risparmio, e non è quello che hanno scritto i 183 costituzionalisti dicendo noi voteremo assolutamente no. Perché come ci sono i 183 costituzionalisti che dicono no, c'è uno studio importante pubblicato il 31 agosto di quest'anno, l'Istituto Cattaneo, che dice i motivi per cui il sì è fondamentale. Perché è fondamentale votare sì? Perché dobbiamo avere trasparenza, rappresentanza, rappresentatività. Ma qual è la rappresentatività di una Calabria che vota soltanto al 40%? Queste sono le percentuali di quelli che votano in Calabria. Quello che io vi invito invece a andare a votare, dimostriamo che non è il 40% delle truppe cammellate che va sempre a votare sempre le stesse persone. Io fino a qualche anno fa ero riconosciuto e conosciuto non per essere un politico, ma perché facevo un altro mestiere. Anche i miei colleghi facevano e fanno altri mestieri, e alla fine di questo percorso noi torneremo a fare il nostro mestiere. Loro invece fanno della politica il mestiere, è ben diverso, è ben diverso. Votare sì significa dare la possibilità a tutti di entrare in Parlamento. Votare sì significa avere quella credibilità di rappresentanza, non essere il 40% delle truppe cammellate, essere persone che vogliono dare possibilità a tutti di entrare nel Parlamento e parlare di territori con un credo, con una credibilità, con un percorso lineare, trasparente. E a questo punto è giusto che a essere trasparenti e lineari ci sia un rappresentante, un candidato del Movimento 5 Stelle. Pino Campanella, i ragazzi del Meetup ci conosciamo, ci frequentiamo anche a prescindere dai momenti di incontro e di richiesta di voto. Ci incontriamo perché cerchiamo di risolvere i problemi. Se non sbaglio, da qualche mese qui c'è una questura e grazie a una richiesta che è stata fatta da uno dei rappresentanti noi l'abbiamo aperta, qualcuno ce l'ha intestata, ben venga, però noi l'abbiamo materialmente fatta, qualcosa l'abbiamo fatta a livello nazionale, grazie a una richiesta fatta da nome e cognome, Luca Delle Cave, organizza qualcosa sui punti blu, e grazie a Danilo noi abbiamo aperto 400 punti blu, 400 punti di accoglienza per le persone con disabilità, e non sarebbe finita lì se ce l'avessero data la possibilità, avremmo continuato. Stiamo cercando di farlo, e tutto questo ha un metodo, quello di fare e non dire forse tanto, forse non viviamo tanto di comunicati stampa, c'è chi fa il comunicato stampa anche se vede passare una nuvola, cerchiamo di essere pratici, cerchiamo di essere concreti e lavoriamo con un obiettivo, fare in modo che Castrovillo diventi e ritorni a essere non solo la città del carnevale, ma la città delle persone per bene, che non si vergognano di dire solo di Castrovillari e che vogliono un rappresentante onesto, onesto, corretto e trasparente. E Pino Campanella lo è. Votiamo il Movimento 5 Stelle. Grazie all'onorevole Misiti. E passiamo alla presentazione della senatrice Rosa Silvana Abate. Salve a tutti, c'è una nuvoletta di pioggia, si dice sposa bagnata, sposa fortunata, candidato bagnato, speriamo bene veramente.
Allora, i miei colleghi hanno detto tutto. Io voglio fare un discorso invece diverso sul referendum. Da cittadina, me l'hanno ricordato i miei figli, quando a tavola io parlavo della qualità del lavoro dei nostri rappresentanti. Taglio dei parlamentari, equazione uguale meno rappresentanza. Io nella vita faccio l'avvocato, ma non voglio fare considerazioni giuridiche perché le hanno già fatte. Allora io dico questo, ma la democrazia è rappresentanza pura e negativa per il territorio o è il lavoro? Per me è il lavoro, per noi tutti è il lavoro, l'ha detto anche Misiti. Noi abbiamo avuto mandato dai cittadini, ma noi lavoriamo, forse più di quando esercitavamo ognuno di noi la nostra professione, perché essere rappresentanti dei cittadini significa non essere mai a casa. E io mi complimento con Danilo, perché non so da quanto tempo lui in questo momento manca da casa perché è in giro. Significa lavorare, rispondere al telefono anche di notte, anche a chi ti chiama, perché chi ti chiama ha bisogno. E allora io faccio questa considerazione. Adesso con il taglio dei parlamentari ci sarà un senatore che rappresenta 300.000 abitanti, ma quando noi su 300.000 abitanti avevamo 2, 3 o 4 o 5 senatori, ma questi senatori che ci hanno rappresentato in Calabria che cosa hanno fatto? Niente. O meglio, io dico sempre, a non aver fatto nulla non ci avrebbero ridotto in queste condizioni. Ci hanno venduto, Danilo, e hanno venduto la parte più sempre la parte più ricca della Calabria. Io dicevo poco fa proprio con Luca. Luca, se tu vai a vedere bene, proprio la zona della Calabria che poteva avere più potenzialità è questa del Pollino, della fascia ionica, è una zona ricca, è stata svenduta negli anni, ci hanno tolto tutti, ci hanno tolto infrastruttura, ci hanno tolto sanità, ci hanno tolto anche scuola. Quindi piano piano questi potenziali rappresentanti non hanno fatto altro che peggiorare la nostra qualità di vita. E allora non è vero che tagliando i parlamentari tagliamo la democrazia, perché noi dobbiamo, il taglio dei parlamentari va fatto perché ci dobbiamo equiparare anche al numero dei parlamentari in Europa, però dobbiamo stare attenti quando li scegliamo questi parlamentari, perché se noi ne scegliamo 5 che fanno schifo, consentitemi il termine volgare che non si addice a una signora, è sempre o ne scegliamo uno che fa altrettanto schifo, quello che porterà sul territorio, quello è la voce che porterà anche a livello nazionale, è una voce a proprio vantaggio, a vantaggio delle lobby che rappresenta, a vantaggio degli amici, perché se io lavoro per mettere un ospedale, un treno, oppure per far decollare un porto, è chiaro, meno di 300.000 abitanti, faccio spendere soldi, allora i rappresentanti in più servono se io devo fare il favore all'amico Giuseppe perché gli devo asfaltare la strada sotto casa o gli devo occupare, oppure devo... E allora guardate, non vi lasciate ingannare, e io ve lo dico, è ingannare, 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 e ve lo dico da cittadina, ve lo dico anche da chi bene o male ha studiato la Costituzione all'università, non è la rappresentanza sì che sempliciter che fa la differenza e la qualità, è il candidato, è il lavoro, è il non rispondere a lobby, a interessi, a qualsiasi altra cosa. E allora mandiamoli a casa un pochino, andiamo, anche se ci ricadiamo qualcuno di noi, che ben venga, perché ci sarà il nostro collega che ci rappresenta, andrà uno di voi, perché voi sapete il Movimento 5 Stelle è un ricambio, un riciclo, quello che faccio io oggi lo puoi fare benissimo tu. E allora non abbiamo e non abbiate dubbi, perché il taglio dei parlamentari è un'equiparazione a quella che è la tendenza europea, ma poi dobbiamo stare attenti quando nelle urne andiamo a scegliere i candidati. E voglio ritornare al carissimo amico Campanella candidato. Io l'ho detto l'altra sera, io ho conosciuto Giuseppe perché è un geologo coraggiosissimo. Io sto affrontando una questione delicatissima, ho chiamato Giuseppe, in 2 giorni mi ha fatto una perizia articolata con una conclusione che io quando l'ho letta sono saltata sulla sedia, perché temevo di non trovare un geologo così coraggioso di dire, di arrivare a quella conclusione. Me l'ha fatto e me l'ha fatto in 2 giorni. Da lì ho capito che Giuseppe è una persona libera, è un grande professionista, ma soprattutto è una persona coraggiosa perché libera. E allora Castrovillari è un'occasione importantissima.
Siamo persone che vogliono lavorare per il territorio. Noi non abbiamo parenti da sistemare, abbiamo tutti i capelli bianchi, quindi siamo anche verso la fine della nostra carriera, ci siamo messi in gioco. Per quanto riguarda noi, ci avete dato l'onore di rappresentarvi, e allora dobbiamo essere coraggiosi. Questo è il cambiamento è scegliere una persona libera, con le mani libere, che agisce solo nell'interesse del territorio e quindi si è candidato a sindaco, cosa non facile perché i sindaci hanno una vita impossibile, soprattutto nei nostri territori, ma un po' dovunque, e non abbiamo nemmeno paura di mandare a casa qualcuno, perché attualmente chi mandiamo a casa è un vagabondo, tanti sono dei vagabondi che hanno fatto della politica più disonorevole la sistemazione, infatti sono dentro da 20, 30, 40, e vi posso assicurare che si vedono molto poche. Io lascio subito la parola a Danilo e lo ringrazio. Danilo, ti ringrazio qui pubblicamente come ho fatto altre volte. Danilo ha preso a cuore veramente la Calabria, è sceso tante volte, noi siamo, io dico, come il Papa alla fine del mondo. Danilo, la Calabria l'ha subito individuato come quella regione che doveva essere da esempio, riprendere determinate situazioni. Ecco, non, io mi emoziono sempre quando parlo di Gioia Tauro. Io dico sempre che chi ha avuto il coraggio di mettere le mani su Gioia Tauro ha il coraggio di fare tutto, e loro mi capiscono e tu mi capisci cosa voglio dire. Gioia Tauro, un porto che era la nostra disperazione a livello regionale, era la nostra spina nel fianco, adesso chiude con un incremento del suo fatturato del 39%, in tempo di Covid 39%. Nessuno avrebbe avuto il coraggio, e noi sappiamo che nessuno avrebbe avuto il coraggio di mettere le mani sul porto come ha fatto Danilo, e grazie anche al lavoro del collega Audino, perché lo voglio ricordare, Fabio Audino. Grazie Danilo, benvenuto nella nostra terra, e che veramente questo possa essere un segnale di ripresa e di rinascita. Buon voto a tutti. Grazie Rosa Silvano, scusate le spalle, ma almeno siamo più vicini. Ci ha abbandonato questa leggera pioggia. Grazie molte per l'accoglienza, non mi sarei mai aspettato così tanta gente, ed è per me bellissimo, credetemi, tornare in Calabria. Avremo un po' di comuni da visitare, per me è una terra straordinaria. E Rosa Silvana hai ragione da ministro. Cosa succedeva da ministro? Da ministro succedeva che mi trovavo, come sempre, la mattina alla sera tardi in ufficio, e continuamente, giustamente, avevo il fiato sul collo. Di chi avevo il fiato sul collo? I rappresentanti del territorio, Proviamo a cambiare il microfono. Vediamo se questo va meglio. Benissimo. Dei vostri rappresentanti sul territorio, quindi mi trovavo fuori dalla porta Rosa Silvana, mi trovavo fuori dalla porta Massimo, Elisa. Per cosa? Per chiedere: Danilo, vai a piazzare da qualche parte, in qualche autorità di sistema portuale o in qualche provveditorato i lavori pubblici, e il marito, il parente o l'amico di Rosa Silvano o di altri? No, assolutamente. Per portarmi i dossier del territorio. Quindi loro portavano i dossier del territorio, io aprivo loro gli armadi. Lo stesso che vale anche per Giuseppe Audino, che non è qua, perché insieme ai ragazzi che stanno alle mie spalle, anche lui ha sempre partecipato. Gli aprivo gli armadi del ministero, armadi che, credetemi, avevano su due dita di polvere, ma proprio due dita di polvere, perché, credetemi, la politica è difficile. Se entri dentro il dossier, se lo studi il dossier, se ti chiami i dirigenti dei ministeri e dici: mi fai una sintesi, loro li trovi un po' in difficoltà, e tu gli dici: tra 48 ore però, non tra 48 giorni, e loro arrivano, ti portano la sintesi, quindi si inquadrano al discorso, si fanno le riunioni politiche, e poi si mette sotto braccio il dossier, e sapete dove si va? A guardare con i propri occhi il cantiere, o a guardare con i propri occhi il porto. Ascoltare le persone del territorio, ascoltare chi ne ha la responsabilità, e guardarlo in faccia e dire: guarda che stavolta non le persone, ma molto spesso i responsabili, anche politici. Ci avete davanti un ministro, avete davanti una forza politica con le mani libere, e che gli girano le balle se gli racconti qualche bugia. Quindi vai tranquillo, dimmi la verità, perché tanto poi tutto quello che mi dici lo registro e lo vado a verificare. Bravo.
Ed è questo metodo che ci ha permesso di fare un sacco di cose. Il porto di Gioia Tauro l'abbiamo salvato perché i vostri rappresentanti hanno portato al sottoscritto, quando era ministro, lo stress, la rabbia del fatto che fosse stato abbandonato da quelli che magari oggi dicono che l'hanno salvato, perché la Santelli ho sentita dire che lei aveva salvato il porto e che lei aveva aperto la ferrovia dal porto fino a Rosarno. Chi l'ha fatta questa cosa? Porco cane, chi l'ha fatta questa cosa? Va bene. E quindi siamo andati lì e l'abbiamo salvato quel porto e abbiamo fatto le trattative. Io ho fatto le trattative, i due soggetti, abbiamo subito inquadrato, c'era un problema, due che si litigavano, la politica che se ne fregava, li abbiamo chiamati tutti e due e abbiamo detto: guardate, che se non vi mettete d'accordo prendo questo foglio e vi revoco. All'inizio non ci credevano tanto, dopo due settimane gli abbiamo mandato una lettera, una messa in mora con scritto: se entro 30 giorni non vi mettete d'accordo vi revoco. Perdevano intorno ai 40-50 milioni di euro i signori, uno diciamo che aveva un doppio fine che non sto qua a dire, l'altro invece non poteva fare a meno perché la gestione era divisa a metà tra l'uno e l'altro, l'uno bloccava l'altro perché non ce n'era uno col 51%, ma tutti e due al 50%. Benissimo, quella lettera lì ha cambiato tutto. Ci voleva coraggio, sì, ci voleva un cazzo di coraggio, credetemi, perché erano due colossi enormi, enormi a livello planetario, però tanto che c'è da perdere, scusate, tanto state mandando a morire il porto, lo mettiamo a gara, tanto voi ci avete dato la garanzia che l'abbiamo mandata, l'abbiamo fatto altre due o tre riunioni, abbiamo risolto. Questo per farvi capire, quando dicono che il Movimento 5 Stelle non ha competenze, un geologo, un medico, un avvocato, dottoressa, mandiamolo un po' anche a fanculo guardando queste persone qua, e quando dici che non siamo capaci di fare le cose, ma portatevi un paio di esempi. Il ponte di Genova, il ponte di Genova l'abbiamo tirato su in due anni, e sapete perché? Abbiamo utilizzato quello stesso modello del porto di Gioia Tauro, né più né meno. C'era qualcuno che era responsabile? Sì, chi era? Chi lo doveva gestire? Dovevamo farlo gestire a chi l'ha fatto crollare? Per la manutenzione? Ma siamo cittadini per bene noi? Assolutamente no! Se tu per contratto e per legge hai l'obbligo, perché gestisci una cosa pubblica, l'autostrada l'abbiamo fatta noi, i nostri nonni, i nostri padri hanno pagato nella costruzione delle autostrade, mi vorrebbe dire criminali, ma dei criminali politici, mettiamolo così, dei disgraziati, le hanno regalate a delle società private che se le sono prese e le hanno lucrato in maniera incredibile. Ma volevamo far costruire questi soggetti qua come Salvini voleva. Salvini voleva che il sottoscritto facesse ricostruire a Aspi e Benetton l'autostrada. Perché? Perché almeno loro hanno la società di costruzione interna. La risposta è stata: ma sai che quella stessa società di costruzione era quella che doveva fare le manutenzioni sul ponte? Ma tu da cittadino ti fidi veramente a far ricostruire un ponte a chi non ha fatto la manutenzione per assenza di manutenzione, crollato? Io no. Ci voleva coraggio andare contro i Benetton? Sì. Ce ne voleva di coraggio, e quante ferite che abbiamo portato a casa, E quante ferite, perché quando guadagni, lo dico piano, 10 miliardi di euro, scusate, un ricavo lordo di 10 miliardi di euro all'anno, 10 miliardi di euro, non di lire, e un netto di 1 miliardo. Questi signori, legittimamente, ma in maniera eticamente scandalosa, hanno finanziato partiti, fondazioni politiche, singoli politici, singole campagne elettorali molto spesso. Quando vedete i camion vela che girano, cioè quei manifesti di metri e metri di grandezza che costano una paccata di soldi, quasi sempre non li paga lo stesso che ha lì la faccia, gliene paga qualche società privata legittimamente, perché punta su di lui, punta sulla sua elezione. E questo signore, quando viene eletto, secondo voi risponde alle vostre richieste o a chi l'ha fatto eleggere con i soldoni? E io questi soldoni non li ho mai presi, neanche questi ragazzi qua che sono liberi di agire nell'interesse collettivo. Quindi Benetton non potevano fare tutta questa roba qua. E ci siamo messi contro, e questi signori finanziavano tutti i gruppi editoriali, o avevano dentro propri manager nei consigli di amministrazione dei più grossi gruppi editoriali, che sono quelli che gestiscono la reputazione delle persone. Quindi avevate un ragazzo impegnato che dall'anima, Danilo Toninelli, devastato come reputazione, come descrizione mediatica, ed aveva dato lo stesso Danilo Toninelli che insieme al Movimento 5 Stelle a queste persone ha ricostruito il ponte. Non vi pare che ci sia un po' di discrepanza tra i fatti e le parole? Ce n'è tanta, ce n'è tantissima.
Però andiamo avanti, non abbiamo mollato e credetemi che è stato fondamentale, perché se avessimo mollato quel ponte sarebbe stato ricostruito dai Benetton in 4-5 anni, perché avrebbero detto che c'erano criticità, mica criticità, e quando sarebbe poi stato inaugurato non c'erano protagonisti le figlie delle vittime, sarebbe salito sul palco, sapete chi? Quegli stessi Benetton che dovevano mantenerlo, che non l'hanno fatto e quindi è crollato, e sarebbero stati applauditi dall'Italia intera come i benefattori che avevano ridato la gente da un ponte. Cioè, questo è il mondo che troppo spesso subiamo, quell'Italia a testa in giù che troppo spesso subiamo, per cui i malfattori sono descritti in maniera positiva e diventano benefattori, e i benefattori in maniera negativa e diventano degli incapaci malfattori. Quindi ragioniamo, veramente lottiamo, ragioniamo con la nostra testa. Massimo va detto la cosa più importante, il nostro più grande potere sta in quella benedetta matita quando andiamo al voto. Se non la vogliamo impugnare, non abbiamo alcun diritto di lamentarci. Non abbiamo alcun diritto di lamentarci se le strade sono dissestate, se i mezzi di trasporto sono in ritardo, sono sporchi, se le scuole non sono all'altezza dell'educazione e della crescita educativa che devono dare ai nostri figli, perché questo è semplicemente questo. Poi voglio affrontare un altro discorso collegato a questo, perché io sono lombardo e oggi fortunatamente la Calabria non ha subito la pandemia come la Lombardia, credetemi, io sono di Crema, Crema è a 15 km da Codogno, noi sentivamo nei pochi minuti delle ambulanze, siamo morti in Lombardia quasi 20.000 lombardi, si è persa un'intera generazione di straordinarie nonne e nonni. Perché vi dico questo? Perché a 46 anni, da quando ho memoria, e il centrodestra governa da circa 30 anni in Lombardia, ho sempre sentito parlare del modello sanitario lombardo e ho sempre detto, ma io non lo vedo, perché se pago vado dal privato in intramenio in 5 minuti, se non pago sono in fila per 3, 4, 6, per 6 mesi. E quindi noi contestavamo. Alla prova del 9 la sanità lombarda è crollata miseramente, anche lì è una differenza enorme tra quello che ci dicevano e quello che facevano. Sapete perché è crollata? È crollata perché davano i soldi pubblici alle cliniche private. Io non ce l'ho contro le cliniche private, ma prima mi devi dare i medici di famiglia, prima mi devi dare la medicina territoriale, prima mi devi garantire il diritto alla salute che è sancito dalla Costituzione. Quello che è successo in Calabria, ma di che cosa stiamo parlando? Quello che è successo anche in Calabria, la sanità è debole e la sanità è gestita e organizzata dalle regioni. Vogliamo dare le responsabilità a chi ha il potere di firma, di decisione? Perché in questa pandemia ho visto presidenti di regione scaricare le responsabilità sul governo, la sanità è vostra, i soldi ve li dà lo Stato e voi decidete come utilizzarli. Ricordiamoci queste cose e ricordiamoci quando andiamo a votare per questo straordinario comune, perché il professor Campanella, il dottor Campanella, persona competente, libera e con le mani libere ed onesta, sapete chi è il compito avrà? Di gestire i nostri soldi, perché lo Stato può fare la propria parte, io penso che l'abbiamo fatta, perché 100 miliardi stanziati dalla pandemia in poi, da febbraio ad oggi, li abbiamo messi e abbiamo evitato che ci fossero tensioni sociali, perché se non l'avessimo messi c'era tanta gente per strada, quelli che si contestano il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza, gli vorrei dire loro, forse perché tu abiti all'ultimo piano dell'attico, stai molto bene, non senti le persone, non le vivi, non capisci le difficoltà. Noi siamo gente per bene che va al mercato, che vive, che prende i complimenti ma prende anche vai a quel paese. Ci sarebbero state veramente tensioni sociali enormi. Quindi stiamo attenti quando votiamo, perché i sindaci gestiscono i soldi che lo Stato gli dà. E se lo diamo a sindaci e presidenti di regione, credetemi, io sto ancora male al pensiero che in Calabria non ci sia almeno un consigliere regionale. Perché se ci fosse un consigliere regionale, per farvi capire quanto siano vere queste parole, oggettivamente vere, non sarebbe mai accaduto quello scempio del mese di maggio in cui in 35 secondi si sono approvati la legge per riassegnarsi i vitalizi. Ma vi rendete conto? Ricordatevi la Santelli cosa vi diceva quando si candidava e cosa ha fatto dopo poche settimane. Si stavano riassegnando all'unanimità, quel video è girato, il provvedimento si descrive da solo. Si descrive da solo, certo, descrive quanto siete approfittatori e pensate ai vostri privilegi. Noi no, vi prego, noi no. La Calabria ha assoluto bisogno di rappresentanti del Movimento 5 Stelle come sindaci, perché potremo far capire come si usano i soldi pubblici,
come li possiamo trasformare in servizi. E Giuseppe, avrà un'interlocuzione diretta, avrà le porte aperte del governo, perché Giuseppe è appoggiato da forze politiche, tra cui anche una lista civica e il Movimento 5 Stelle, avrà un'interlocuzione diretta col Presidente del Consiglio, con tutti i ministri, significa che gli interessi degli abitanti di Castrovillari diventeranno, in men che non si dica, interessi e richieste ascoltate a Roma, con trasparenza. Quando non riusciremo, non riuscirà a fare una cosa, lo si dirà, lo si spiegherà, non ci saranno menzogne. È semplicemente questo che dobbiamo fare, dateci un'opportunità. Metteteci, io penso che se l'abbiamo oggi, ci siano i fatti, se spegniamo la TV e chiudiamo la maggior parte dei giornali di centrodestra, dei vari proprietari di cliniche private, costruttori edili, per cui noi siamo quelli per la riqualificazione energetica, noi siamo quelli per le piste ciclabili, non siamo quelli del petrolio, quelli perché non è che ce l'abbiamo contro, vogliamo una società più ecosostenibile, è ovvio che ce l'abbiamo, veniamo odiati da un certo sistema. È un certo sistema di potere, ma datecela questa possibilità, perché dobbiamo ancora fidarci di quelli che i fatti dimostrano che hanno già fallito? Perché? Non ci sono ragioni per farlo. Permettete che Castrovilla possa diventare un comune a 5 stelle, un comune in mano ad un sindaco capace, una persona per bene, che conosce il territorio, che è conosciuto, che significa che può avere al suo fianco le maggiori esperienze di questo straordinario territorio, vero Giuseppe? Vieni Giuseppe, per me è un vero piacere, guarda, è un vero piacere, perché ogni volta che visito comune, ogni volta che vado in giro per l'Italia e scopro che ci sono persone così coraggiose che nonostante abbiano già fatto una carriera importante come la tua, hanno deciso con coraggio di metterci la faccia e di dire io provo a migliorare la qualità della vita dei miei concittadini. Questa è una grande opportunità, quindi il 20 e 21 settembre impegniamo 5 minuti del nostro tempo. Non ci saranno rischi per il Covid, ricordatevi, sono in campo tutte le misure per evitare qualsiasi rischio di contagio, degli distanziamenti, tutto quello che è necessario il governo l'ha messo in campo. Quindi se qualcuno ha paura di andare a votare perché c'è il Covid, ripeto, è il luogo più sicuro che ci possa essere, perché ci sono tutte le misure per evitare il contagio. E poi votiamo per Giuseppe Campanella e votiamo per il Seattle dei parlamentari. Sono veramente due cose semplicissime, scontate, e portiamo tante persone a fare altrettanto, soprattutto gli indecisi. Vi ringrazio e lascio la parola a un fantastico rappresentante di questa città. Grazie a Danilo Torricelli, che porta la sua testimonianza del fare bene nella nostra città. È stato detto che il 20 e il 21 ci sarà un referendum in tutta Italia. Beh, a Castrovillari il 20 e il 21 ci saranno due referendum. L'altro referendum è un referendum contro il malgoverno, contro l'inefficienza di chi ha amministrato e a favore di chi si prepara ad amministrare con coraggio, ma soprattutto a favore dei cittadini. E soprattutto amministrare, perché c'è una grande differenza tra amministrare e spendere. Probabilmente a spendere sono buoni tutti, amministrare è un'altra cosa. Abbiamo sentito nei nostri giorni, stiamo sentendo nei comizi dei nostri competitori, stanno dicendo e promettendo di tutto e di più. Ma allora, scusatemi, ci dobbiamo chiedere, e allora questi ultimi 8 anni il centro-sinistra dov'era? Perché non ha fatto le cose che sta promettendo? Perché non ha aggiustato i marciapiedi che sono completamente sollevati e sono causa di danno per i nostri concittadini? Perché ha lasciato le strade nel degrado e nella sporcizia? Vedete amici, io in questi giorni sto girando a tappeto tutta la nostra città, sto parlando con i nostri concittadini casa per casa. Non chiedono molto, non chiedono chissà quali cattedrali nel deserto, chiedono fondamentalmente il decoro, la sicurezza e praticamente che la città sia vivibile nelle cose essenziali, nelle cose che ci fanno vivere meglio tutti i giorni. E allora, anche da parte del centrodestra, c'è il candidato sindaco del centrodestra, dice ma io 20 anni fa non c'ero. Ho capito che 20 anni fa, ma tu non ci sei mai stato, non hai esperienza neanche di consigliere comunale. Ma chi c'è dietro di te? Dietro di lui ci sono tutti quelli che hanno amministrato nei 10 anni di centrodestra a Castrovillari, vice sindaci, assessori e consiglieri del centrodestra. E allora anche voi, perché non le avete fatte 10 anni fa tutte queste opere che vi dite di voler fare?
e dite di voler, oggi vogliono fare tutto odori, il paese tutto odori, marciapiedi d'oro. Ma insomma, io dico che siamo veramente arrivati a un bivio. Ecco perché dico che c'è un altro referendum. È un referendum contro la falsità, è un referendum contro l'inefficienza di queste persone che pure ancora probabilmente, ecco, qualcun altro a posto loro si sarebbe andato a nascondere sulla cima del Monte Pollino, e invece hanno ancora la faccia di bronzo di venire a candidarsi. Allora guardate, non è solo il parlare contro, noi abbiamo fatto un ascolto nei mesi scorsi, io lo sto facendo in questi giorni, un ascolto dei cittadini, vi ho detto quello che mi dicono, ma non solo. Abbiamo un bel programma, ne abbiamo parlato l'altra volta, ne parleremo ancora di più il 16, nel comizio del 16 e nel comizio di chiusura. Un programma che tutti ci hanno copiato, ma dove alla base ci sono le cose essenziali per la nostra città. E allora cittadini, a questo referendum comunale, ecco, lo voglio chiamare così, referendum comunale, votate per il ricambio che è necessario alla nostra città, che superato questo momento di deficit economico, di dissesto imputabile esclusivamente agli ultimi 22 anni di mala politica, serve il cambiamento affinché fra 3 anni non ci troviamo in un altro dissesto. Ecco, allora pensateci bene, concittadini, votate bene e votate sì al referendum e votate 5 Stelle alle amministrative. Grazie.